Mara Maionchi dove suggerirebbe di andare? Sai, io non, la musica una volta c'erano tanti locali, adesso non so dirti quali ci sono di locali per ascoltare la musica, ce n'è, ma ecco, la Bello. musica mi è capitato di sentire delle buone cose, ma anche in altre parti. Adesso ultimamente devo dire vado poco perché sono sempre anche le scimmie, ci sono tanti locali, ma una volta c'era molto di più, oggi c'è questa cosa della moda che insomma anche se non è di moda va bene uguale. Hai qualche ristorante di riferimento? Ce ne sono tanti a Milano di ristoranti dove si mangia bene, obiettivamente. Me ne sono piaciuti molti. Io vado qui vicino a casa mia, che è un ristorante che si chiama Pace, che è un ristorante piccolo borghese dove si mangia bene, non si spende il giusto ed è un po' casalingo. Però a Milano c'è veramente tanti posti dove si mangiano bene, al di là della moda, voglio dire. Suppongo così, ma per la pelle, magari mi sbaglio, che a te il sushi non piaccia. No, non sbagli. Senti, l'aperitivo Io sono una invece. contadina, mi piace mangiare dei contadini nostri. L'aperitivo a Milano è un rito. Innanzitutto a te piace? Parti un Io lì sono bicchiere. fuori dai riti perché si vede che sono vecchia e questi happy hour dove ci si incontra, si mangiano, lo faccio poco perché forse lì sono fuori moda, perché io ho le mie belle berrette, alla mia età già non si usava e forse non ho, gli amici miei sono tutti più di me, ma facciamo poco questo, anche perché lavoro sempre fino a tardi e devo dire che ho poco tempo. Una birreria di riferimento ce l'hai magari, però te la conosco. Fontanelle, ma vedi, me l'ha suggerito mia figlia che ha Va 30 bene. anni, io sono una pippa, non so neanche dov'è. È una grande birreria, io Sì. conosco solo quella di Monaco di Baviera, dove 2 anni fa sono andata all'Oktoberfest e ho visto veramente un altro mondo.